Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Salga a te, Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi ricordiamo San Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Leone, detto Magno il Grande, per la grandezza della sua opera e del suo magistero, resse la Chiesa per 21 anni, dal 440 al 461. La sua figura emerge con rilievo storico nel dialogo fra l'Oriente e l'Occidente e nell'incontro fra il mondo latino e le nuove popolazioni europee. Incentrò la sua missione nel mistero di Cristo, uomo Dio, professato nella dottrina del Verbo incarnato, attualizzato nelle celebrazioni liturgiche, testimoniato nella vita. E per celebrare questa Eucaristia, ricordando la figura di questo grande Papa che si è speso per tanti anni, per 20 anni, per la Chiesa, ricordiamo al Signore anche che siamo peccatori. Domandiamo perdono dei nostri peccati e affidiamoci alla sua misericordia. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che mai permetti alle potenze del male di prevalere contro la tua Chiesa, fondata sulla roccia dell'Apostolo Pietro, per intercessione del Papa San Leone Magno, fa che essa rimanga salda nella tua verità e proceda sicura nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Ascoltate, o re, e cercate di comprendere. Imparate, o governanti di tutta la terra. Porgete l'orecchio, voi dominatori di popoli, che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni. Dal Signore vi fu dato il potere e l'autorità dall'Altissimo. Egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi. Pur essendo ministri del suo regno,
non avete governato rettamente, né avete osservato la legge, né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Terribile e veloce, egli piomberà su di voi, poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto. Gli ultimi, infatti, meritano misericordia, ma i potenti saranno vagliati con rigore. Il Signore dell'universo non guarderà in faccia nessuno, non avrà riguardi per la grandezza, perché egli ha creato il piccolo e il grande, e a tutti provvede in egual modo. Ma sui dominatori incombe un'indagine inflessibile. Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole, perché impariate la sapienza e non cadiate in errore. Chi custodisce santamente le cose sante sarà riconosciuto santo, e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa. Bramate pertanto le mie parole, desideratele e ne sarete istruiti. Parola di Dio. Alzati, o Dio, a giudicare la terra. Difendete il debole e l'orfano, al povero e al misero fate giustizia. Salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano dei malvagi. Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, ma certo morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti. In ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: Andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, in questo brano del Vangelo Gesù guarisce
dalla loro terribile malattia 10 lebbrosi. Però fa impressione che solo uno torna indietro per lodare e ringraziare il Signore. Uno straniero, un samaritano, un nemico di Israele. Saper ringraziare, saper lodare, essere riconoscenti è quanto è importante anche nella nostra vita. Non è solo questione di galateo, di buone maniere, è molto di più. Guardiamo a Maria. Dopo l'annuncio dell'angelo, il primo gesto che fa, un gesto di grande carità, è andare a trovare Elisabetta. E le prime parole che pronuncia sono parole di lode e di ringraziamento. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Maria riconosce che tutto è dono di Dio nella vita del popolo di Israele e nella sua vita personale. Se possiamo capire che tutto è dono di Dio, è quanta gioia anche nel nostro cuore. Dire grazie è anche difficile in certe circostanze, anche nella vita delle famiglie. Però parole chiavi come permesso, scusa, grazie, se si dicono, aiutano ad andare avanti. Tante volte diamo tutto per scontato nei nostri rapporti e anche con Dio. Imparare a ringraziare crea un clima più disteso, più sereno, ci fa essere più contenti e più felici. Concludo con una breve preghiera di San Francesco di Assisi. Onnipotente, Santissimo, Altissimo e Sommo Dio, ogni bene, sommo bene, tutto il bene, che solo sei buono, fa che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione, e tutti i beni possiamo a te riferire sempre. Fiat, fiat, amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Esiste il sacrificio del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Per i doni che ti offriamo, Signore, fa risplendere la tua luce sulla Chiesa, perché in ogni parte della terra il gregge cammini nel bene e sotto la tua guida i pastori siano graditi al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodati e ringraziati sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Leone Magno e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio,
i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, della defunti della famiglia Ruzza, Mazzoni, Borella, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto in paradiso. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leone Magno e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
Preghiamo. Guida con bontà, o Signore, la Tua Chiesa, che hai nutrito a questa santa mensa, perché condotta dalla Tua mano potente, cresca nella perfetta libertà e custodisca l'integrità della fede. Per Cristo nostro Signore. Preghiera a San Leopoldo. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore. Hai voluto, San Leopoldo, paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi accompagni Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.